Buon pomeriggio e un pomeriggio dedicato alla postura. Oggi abbiamo un argomento molto molto interessante che voglio condividere con te. Parlare di postura se ne parla tanto, se ne parla sempre, forse non se ne parla nel giusto modo. Oggi veramente facciamo chiarezza su cosa vuol dire postura, come bisogna mantenere la postura, come possiamo ritrovarla e quali sono i trucchi segreti che da clienti e da trainer dobbiamo utilizzare per avere sempre una postura corretta. Ma la prima cosa che è importante sapere è che la postura è quasi considerata come una barca. Il nostro corpo lo possiamo considerare come una barca, come una nave. E come tu sai, una nave ha i tiranti che mantengono le vele tirate. E allora questi tiranti corrispondono ai muscoli. Noi, se tiriamo bene questi tiranti, avremo le vele tutte belle distese. Se invece non riusciamo a tenere questi tiranti forti, saldi, le vele non saranno tese, ma saranno mosce. Questo è quello che succede al nostro corpo. La vela è la nostra struttura esterna, i tiranti sono i muscoli e loro lavorano anteriormente, lavorano posteriormente, lateralmente per mantenerci tirati. È molto importante capire questo, eh? È un piccolo gioco proprio per farci capire, per farci entrare in un discorso che sarebbe sicuramente molto tecnico e molto complesso. A noi non interessa oggi fare un discorso complesso, ma che sia efficace e che ci permetta di capire come poterci riorganizzare. Sarà una diretta divertente perché oltre a parlare ci prenderemo 4-5 minuti per fare degli esercizi. Io mi trovo seduto, è probabile che anche tu sia seduto e comunque in queste giornate si lavora molto più da casa. Come si lavora? Si lavora spesso al computer, si lavora seduti. È molto probabile che tu abbia notato che la postura è peggiorata perché forse anche la condizione dove lavori è diversa, l'altezza del tavolo non è quella dell'ufficio, la posizione o la comodità della sedia è una sedia da cucina piuttosto che una sedia da salotto e non è quella tecnica. E allo stesso tempo, pur avendo una sedia tecnica, capita che la nostra postura si chiuda. Questo perché? Perché ci proponiamo sempre in avanti, perché vogliamo entrare con lo sguardo dentro lo schermo e perché il peso della giornata, la stanchezza e come lavorano i muscoli ci chiude sempre di più, come se diventassimo gobbi. Ecco che negli esercizi, negli allenamenti anche che vengono proposti dai PFC, durante soprattutto le lezioni posturali, viene richiesto di aprirsi, di respirare, di allargare la gabbia toracica, di tenere il collo lungo. Sono tutte delle indicazioni semplici che vanno a garantire un miglioramento della postura. Mi spiego meglio perché questo, una volta che l'avrai capito, diventerà un grande vantaggio per te. La postura si può migliorare grazie ad un lavoro profondo sui muscoli profondi, i cosiddetti muscoli posturali. Sono quelli che non vedi direttamente, non li vedi, ma danno un grosso contributo. Sono dei muscoli piccoli, proprio molto profondi. Non sono quelli estetici, non sono i muscoli bicipiti, pettorali, i muscoli glutei, sono molto più all'interno. La funzione di questi muscoli è quella di tirare, trainare, trascinare, allungare e mantenere tutta la nostra infrastruttura che è lo scheletro. Se questi muscoli lavorano bene, quindi c'è equilibrio, siamo perfetti. Se alcuni lavorano troppo, rischiamo di essere contratti. Se alcuni lavorano troppo poco, si è troppo deboli, e allora la capacità di un trainer, di un programma di allenamento è quello di riequilibrarli. Non è così tanto facile, ma un lavoro fatto in modo ben bilanciato permette di ottenere immediatamente grandi risultati. Cosa vuol dire grandi risultati? Vuol dire che nell'arco di poco tempo tu sentirai, ma già subito alla fine della lezione, che hai la schiena più distesa, che respiri meglio, che senti il corpo più aperto, il collo più lungo e questo ti fa stare meglio. Perché una postura corretta? Perché altrimenti tutto il nostro corpo non lavora bene. Non lavora bene perché non riesce a respirare correttamente, non lavora bene perché non riesce a digerire correttamente, non lavora bene perché non riesce ad andare di corpo correttamente, in quanto tutti i nostri organi interni risultano costipati. È molto molto importante quindi fare un lavoro di qualità
che apparentemente non si vede, ma ti darà, te lo garantisco, grossi, grossi risultati per la tua salute. Vedremo infatti come poter utilizzare questi esercizi, questi accorgimenti che vengono dati anche da una comunicazione particolare per migliorare la postura. Ora ti svelo un segreto, questo sicuramente è molto importante anche per tutti i trainer che ci seguono. Lavorare sulla postura non vuol dire solo fare esercizi, ma vuol dire anche comunicare una modalità diversa. Infatti, il nostro corpo segue dei movimenti, ma siccome questi movimenti posturali spesso sono molto piccoli, molto profondi, ma anche estremamente tecnici, è difficile comunicarli. Allora cosa si usa? Si usa una strategia che è quella di immaginare qualcosa. Ora ti faccio un esempio. Se sei seduto o anche se sei in piedi, ti chiedo di mettere le mani all'altezza della tua gabbia toracica, proprio sotto il petto. E allora ti chiedo di inspirare ed allargare profondamente la gabbia toracica e facendo uscire l'aria chiudi la gabbia toracica. Come ben sai, sicuramente ormai con tutte le lezioni fatte con i personal fitness coach, avrai capito quanto la respirazione è fondamentale. Può non essere così scontato capire come muovere e chiudere le costole. Allora, cosa ti può essere di aiuto? Può essere d'aiuto pensare che le costole si muovono come le branchie di uno squalo che si allargano e si chiudono. La gabbia toracica può essere utile immaginarla come un palloncino che si gonfia e che è interno, quindi spinge le costole verso l'esterno e quando il palloncino si svuota le costole si chiudono. Può essere utile immaginare la colonna vertebrale come una molla che viene tirata, come una calamita che è in testa che ti porta verso l'alto. Ecco, tutte queste immagini apparentemente sono semplici, ma vengono prese da alcune tipologie di programmi di allenamento, tra tutti il primo è il Pilates, che ti insegnano a lavorare sulla postura immaginando qualcosa. Così il tuo cervello con questa immagine riuscirà a fare quel dato movimento. Altrimenti se dovessimo noi trainer spiegartelo a livello anatomico diventerebbe estremamente complesso e probabilmente con pochissimi risultati. Quindi quando ti senti dire allungati come se avessi un gancio sopra la testa, spingi i talloni lontano per spostare la parete, espandi la gabbia toracica come se fosse un ombrello o muovi le scapole come se fossero di miele, sono esempi semplici ma molto d'effetto, questi ti daranno un grosso risultato e questo risultato te lo senti sul tuo corpo immediatamente. Tanti di voi hanno già scritto, tanti trainer lo sanno già, che oltre ai programmi di tono, oltre ai programmi funzionali, oltre ai programmi cardio, è sempre bene inserire anche dei programmi posturali perché riequilibrano il corpo anche da allenamenti che a volte sono un po' esasperati, un po' forti. Quindi avere una muscolatura forte va molto bene, ma anche sempre elastica. Se no ci troviamo che abbiamo dei muscoli che sono forti e contratti, e il contratto non è mai un termine corretto per la nostra salute fisica, o a volte sono addirittura deboli, e anche questo non va bene, o a volte sono retratti. Retratti vuol dire che sono accorciati, quindi è come se noi avessimo una muta da sub di una taglia inferiore e siamo troppo stretti. Cosa vorremmo fare? Vorremmo allargarci. Questo grazie a un allenamento posturale, sia a livello muscolare, sia a livello di fasce, sia a livello di catene, qui si entra un po' nel tecnico, ma vuol dire lavorare non solo sulla singola parte, ma in modo globale, ti permette di avere tanti risultati in più. Ora, siccome tutti noi stiamo tante ore seduti davanti al computer a vedere i telefoni, al tablet, ti voglio proporre qualche esercizio che sicuramente sarà di tuo interesse. Se sei seduto, ti chiedo di posizionarti, spero che tu possa vedermi bene, adesso cambio un po' l'orientamento dello schermo, ti siedi con i piedi ben ancorati al suolo, con le caviglie in linea con le ginocchia bene in linea con le anche. Ora, tieni la schiena dritta staccandoti dallo schienale. Questa posizione ti permette di sentire quanto la forza dei muscoli chiamati erettori spinali ti sostengono. Allora, mantieni la schiena dritta e pensa di portare il cranio verso il soffitto. Da questa posizione inclini il capo da un lato, torni al centro e dall'altro. È vero, è un esercizio molto semplice, ma è così semplice che puoi farlo più volte al giorno, soprattutto se lavori tante ore al computer e tanti di voi stanno lavorando in smart working, per sgranchire, sbloccare il tratto cervicale che è sempre quello più sofferente.
Ora, fermati al centro, ruota da un lato, porta il mento verso lo sterno, scivola giù, ruota dall'altro lato e guarda lateralmente. Di nuovo, scendi giù, ruota e sali. È una serie di esercizi che puoi fare in ogni momento della giornata. Ti servono soprattutto quando ti senti particolarmente accartocciato, particolarmente bloccato, e danno immediatamente respiro alle tue articolazioni. Fermati al centro, raddrizzi il capo. Ora ti chiedo di ruotare da un lato e guardare oltre la spalla posteriore. Torna al centro, ruota dall'altro. Sentirai, avendo le mani sulle cosce, che una scivola più avanti verso il ginocchio, l'altra verso il gluteo. Fai questo movimento perché stai lavorando in torsione, quindi come un movimento a elica, la tua colonna vertebrale. Ruoti da un lato, torni al centro, ruoti dall'altro. Falla ancora due volte. Ruoti, torni al centro e dall'altro. Ora, ruota da un lato e rimani. Respira profondamente e prova a guardare con la testa ancora oltre la tua spalla posteriore. Quindi hai ruotato la schiena, ora ruota di più il collo. Molto bene. Torna al centro. Inspiri, ti allunghi e facendo uscire l'aria ruoti dall'altro lato. Le spalle sono basse, ruota ancora di più la testa. Perfetto. Torna al centro. Adesso le tue spalle si sollevano e ora falle andare giù. Prendi l'aria, sollevale e falle andare giù. È come se ci fosse qualcuno che mette le mani sulle tue spalle e ti aiuta ad abbassarle. Il collo rimane lungo e le spalle si abbassano. Ti chiedo un'altra cosa. Sollevale, portale avanti e ruotale indietro. Sollevale, portale avanti e ruotale indietro. E muovi tutta la schiena. Chiudi e apri. Fuori l'aria quando ti chiudi, inspira quando apri. Forse sentirai qualche scricchiolio. È sicuramente molto utile perché vuol dire che stai lavorando bene sulle articolazioni. Un'ultima ripetizione. Lavora solo su una spalla e fai cadere il braccio giù come se fosse pesante. Lavora solo sull'altra. Ancora, allungati, apri. Ancora, bene. Le ultime. Andiamo, andiamo, andiamo. Un'ultima ripetizione. Ora, incrocia le mani, allungale avanti. Mentre spingi il palmo delle mani avanti, io giro, così mi vedi meglio, arrotondi la schiena. Adesso raddrizza la schiena e porta le braccia in alto. Arrotonda la schiena, porta le braccia avanti. E inspiri, porti le braccia in alto. Due volte ancora. Benissimo. L'ultima volta, rimani con la schiena tonda, le braccia spingono avanti. Prova ad allargare attivamente tutta la schiena dietro. Questi sono veramente esercizi che ti aiutano a non perdere la postura. Sali in alto, allungati, togli l'incrocio delle mani e vai su verso il soffitto, allunga, 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 proprio ti stiri. Sentirai quando smettiamo quest'ultimo esercizio il tuo corpo molto molto più disteso, molto più aperto e respirerai meglio. Scarica. Molto bene, hai fatto un ottimo lavoro. Vedi che a volte bastano pochi minuti, ma se fatti correttamente gli esercizi hanno un'efficacia, un beneficio molto molto ampio, proprio perché non è mai la quantità, questo te lo stiamo continuando a ripetere sempre, ma è sempre la qualità del movimento che fai. Adesso, se hai bisogno, bevi un goccio di acqua. Intanto io ti ricordo che nel nostro gruppo Allenati con i Personal Fitness Coach abbiamo fatto partire la Power Fit Challenge. Devi invitare 20 amici a iscriversi al gruppo. Quando vai sulla pagina c'è il bottoncino invita. Metti i nomi dei tuoi amici per permettere anche a loro di seguire queste dirette, di potersi allenare con noi e di ritrovare finalmente la salute. Se già tenevano prima la salute saranno felici e ti diranno grazie. Se invece ancora si erano un po' lasciati andare, causa anche tutti gli eventi che stiamo vivendo adesso, ti diranno doppiamente grazie perché si sentiranno subito meglio. Come immagino che tu ti senta subito meglio avendo fatto questi pochi esercizi. Sono semplici, li ho fatti volutamente molto semplici, perché tu li possa fare tutti i giorni in qualsiasi momento della giornata. Poi quando hai il tempo per poter lavorare con i PFC durante le lezioni, loro sono a tua disposizione. Allora ricordati la Power Fit Challenge, perché la prima sfida verrà chiusa domani. Devi invitare 20 tuoi amici a partecipare al gruppo, a prendere parte al gruppo. Una volta che hai fatto questo,
ti chiedo di mettere mi piace e di commentare questa diretta. Se hai voglia di mettere un po' di pollicioni, un po' di cuore, a me fa molto piacere. Condividi questa diretta perché sono argomenti molto importanti, molto interessanti, come condividi tutte le altre dirette. Più le persone sanno, più riusciamo a dare cultura, a dare informazione, più facciamo un bel lavoro. Abbiamo capito quanto sia importante la salute. Una volta fatto questo, divertiti pure con noi, perché ci sono tanti appuntamenti, tante sfide, tanti giochi, e sabato nomineremo le 5 persone che hanno condiviso la pagina più volte, che hanno messo più mi piace, che hanno invitato più amici. E questo vuol dire ricevere il kit dei personal fitness coach, riceverai il telo dei personal fitness coach, riceverai la borraccia, la vedi qua dietro, bella la borraccia, e riceverai il libro delle ricette dei personal fitness coach. Ti arriveranno direttamente a casa. Questo ti permetterà di essere ancora più vicino, ancora più vicino a noi, e proprio di stare a stretto contatto. Mi raccomando, metti il pollicione e condividi la diretta. Sono sicuramente degli aspetti importanti che dobbiamo conoscere. È arrivato il momento, infatti, di fare chiaretta. Quindi abbiamo capito che la postura dipende da come noi lavoriamo sui muscoli. Questi muscoli possono tirare, a volte tirano troppo, a volte non tirano, quindi sono deboli, a volte invece sono contratti. E i tanti allenamenti, spesso anche non fatti correttamente, fatti anche un po' per conto proprio, fatti non seguiti, ma molto più spesso ancora anche la sedentarietà, implicano che la postura si perda. Basta poco, basta stare un'ora seduti in modo scorretto che il nostro corpo inizia ad accartocciarsi, perché sente il peso. Questa è anche la forza di gravità, e il fatto che spesso non vediamo bene, quindi ci avviciniamo troppo allo schermo, e il fatto che la posizione del tavolo rispetto a come teniamo le mani, sia quando mangiamo, sia quando lavoriamo, non è corretta. O pensa, per chi lavora tante ore in piedi, che basta che carichi anche solo un poco di più su una gamba che con l'altra, tutto il bacino, tutta la schiena si sbilancia. E ciò vuol dire compromettere, non dico irrimediabilmente, ma in modo importante, la postura. E allora cosa possiamo fare? Ci sono dei campanelli d'allarme. Il primo campanello è che si inizia a sentire dolore a livello lombare, nella parte bassa della schiena. È un punto strategico del nostro corpo, il punto che soffre di più, perché è una sorta di cerniera tra la parte bassa del corpo e la parte alta, ed è quella che soffre maggiormente. Una volta, quando ancora noi non eravamo bipedi ma quadrupedi, questa zona aveva un compito diverso. Ora è diventata invece appunto una cerniera, dove le forze di spinta della forza di gravità e quelle della tenuta delle gambe incidono negativamente. È una zona che deve essere trattata con tanta cura, deve essere allenata in modo importante. Ecco perché i programmi di core training, di stretching, di pilates, di yoga hanno la funzione di saldare questa zona, di renderla forte e compatta. Non vuol dire solo allungarla, vuol dire rinforzarla. Nel momento in cui inizi a sentire dei dolori alla schiena, vuol dire che la tua postura non sta lavorando bene. Potrebbe dipendere dai piedi? È possibile. Potrebbe dipendere dal bacino? È possibile. Potrebbe dipendere dalle curve della schiena che non sono fisiologiche, cioè non sono più organizzate nel modo corretto. Potrebbe dipendere anche dalla vista, potrebbe dipendere dalla masticazione, quindi come è l'occlusione dentale. Ci sono tanti fattori. In questo caso non è facile poterlo dire da schermo. Pur facendo delle ottime lezioni, degli ottimi programmi, ognuno di noi ha una conformazione diversa, quindi occorrerebbe anche un consulto personalizzato. E sicuramente ci sono una serie di esercizi che immediatamente coinvolgono la propria postura, la muscolatura, in modo ottimale, garantendo dei risultati incredibili. Ciò cosa vuol dire? Vuol dire che si lavora di prevenzione piuttosto che sul danno, sul dolore. Lavoriamo sempre di prevenzione, lo stiamo capendo, ora ancora di più, perché ci permette di essere in salute, di essere più forti, di essere più energici, ma anche di spendere di meno. Se no, da malati si spende tanto e non si ottengono risultati. Quante medicine, quanti massaggi, quanta terapia occorre fare? Se possiamo invece giocare d'anticipo, è sicuramente molto utile. Io a volte immagino l'allenamento come un programma scolastico. È molto meglio studiare ogni giorno un'ora di italiano
piuttosto che non studiare per niente e poi dover dedicare tutta l'estate 4-5 ore al giorno perché si è rimandati per poi dare l'esame a settembre. Hai capito quanto diventi faticoso, quanto allo stesso tempo crei frustrazione questo, perché non si sa mai se si raggiungerà il risultato, la promozione. E allora, giochiamo d'anticipo, vale veramente la pena investire su questo. È molto importante, come altro campanello d'allarme, comprendere quando si iniziano a sentire dolori cervicali. Questi sono forse i due punti maggiori. A livello lombare hai capito, e quindi subito devi comprendere che la tua guaina addominale non sta lavorando bene. A livello cervicale senti tensione, senti cervicalgia, senti contratture, blocco nella parte dei muscoli superiori, nei trapezi superiori, che sono dei cordoni molto forti, devono essere alleggeriti e occorre imparare come gestire le scapole e le spalle. Allora probabilmente diventa interessante comprendere che le spalle si possono abbassare, che lo spazio tra l'orecchio e la spalla può aumentare e che questi muscoli devono essere sciolti. E quello che ti dicevo prima, sono troppo contratti, sono accorciati e sono rigidi. Già le parole ti fanno capire che è fastidioso e pericoloso. Alleggeriamoli. E ci sono tanti esercizi fatti apposta. Ai miei studenti dico sempre, ricordate ai vostri clienti, quindi ora lo ricordo direttamente a te, di avere una sorta di post-it davanti alla faccia sullo schermo del computer dove sei al lavoro, ricordandoti di tenere le spalle basse. Già questo pensiero, già quando ci pensi ti senti sicuramente meglio, senti proprio la leggerezza, e ciò ti permette di lavorare non questi muscoli superiori, bensì quelli sotto le scapole che tirano verso il basso e alleggeriscono la postura. Sono due punti molto importanti del nostro corpo. Poi ci sono altri punti sicuramente strategici, che sono la gabbia toracica, che lavora assieme al diaframma. Il diaframma è un muscolo respiratore e tutti noi, adesso faremo un piccolo esercizio, siamo purtroppo abituati a respirare poco e male. È la prima cosa che si fa quando si nasce, ci pensi, ti rendi conto di questo, ma è una cosa sulla quale non siamo allenati. Ecco perché in tutte le lezioni i PFC insistono per aiutarti a respirare meglio. Ora ti chiedo di prendere una mano e di portarla su quest'osso, sopra il petto, che è lo sterno. Ti chiedo, se sei seduto, se sei in piedi, di stare in una posizione eretta, dritta, di inspirare e sentire che quest'osso si alza. Ora, buttando fuori l'aria, prova a far scivolare giù la mano e pensare che quest'osso vada verso il basso. Inspira. E facendo uscire l'aria, butta giù quest'osso verso il basso. Ok. Inspira. E fai uscire l'aria. Già questo esercizio, e mentre parlo continua a farlo, ti rilassa, perché abbassa la frequenza respiratoria a 12-14 atti respiratori. Sono quelli giusti da fare in un minuto. Se ne fai di più, crei affanno. Ma perché sei costretto a volte a farne di più? Ne fai di più perché ti trovi che respiri poco, hai un respiro breve, si dice un respiro alto, quindi non vai a riempire completamente i polmoni. E come un palloncino lo possiamo riempire completamente e lui fa il suo dovere, oppure lo possiamo riempire parzialmente. Ma se tu ci pensi, i polmoni hanno bisogno di dilatarsi completamente, di lavorare al 100%. Noi spesso li facciamo lavorare giusto a un 20-30%, quindi non c'è un movimento completo. Ciò implica che la nostra gabbia toracica, cioè le costole, non si muovano completamente e irrigidiamo tutta la struttura, irrigidiamo tutta la parte toracica. Le costole hanno dei muscoli definiti intercostali, che se allenati bene permettono di aprire e chiudere, di muovere attivamente la gabbia toracica. Cosa serve questo? Diventa un grosso massaggio sia per i visceri sia anche per la colonna vertebrale, perché le costole sono collegate alle vertebre dorsali. Se noi blocchiamo le costole perché respiriamo in modo breve, in modo superficiale, andiamo a bloccare anche la colonna vertebrale, che è la sede più importante del nostro corpo, è proprio il nostro pilastro centrale. E allora, quando senti che sei nervoso o nervosa, stressato per mille motivi, prima cosa da fare è respirare. Metti la mano sullo sterno, siediti, se vuoi chiudi anche gli occhi e fai 4-5 respiri profondi. Se sei un po' più allenato, puoi anche contare quanti secondi dedicare all'inspirazione, cioè all'aria che entra dal naso, e quanti secondi dedicare all'espirazione. In questo caso ti consiglio di buttare sempre fuori l'aria dal naso,
per allenarti in modo più profondo. Ora ne facciamo solo un paio per vedere. Prendi l'aria dal naso e fuori l'aria dal naso. Prendi l'aria dal naso, senti che lo sterno si solleva un po', che le costole si muovono, e adesso chiudi, fuori, chiudi senza accartocciarti, chiudi rimanendo dritto, ancora, è come se avessi un libro sopra la testa, prendi l'aria dal naso e fuori l'aria. Bene, questi sono piccoli accorgimenti, piccoli suggerimenti che abbiamo imparato. Ogni giorno fanne tesoro e provali. Il primo è il movimento del collo. Il secondo è una rotazione, una flessione. Il terzo è la rotazione della colonna vertebrale. Il quarto è il movimento con le braccia. E il quinto è quello del respiro. Semplici ma molto efficaci. Per questo che ti invito a invitare i tuoi amici, scusami il gioco di parole, a partecipare a questo gruppo, perché oltre ad esserci allenamenti che ci fanno star meglio fisicamente, moralmente, anche a farci bruciare qualche caloria in più, e adesso è veramente importante, ci permettono di avere consapevolezza e di fare chiarezza. Sono 30 minuti che stiamo dedicando due volte alla settimana a queste pillole. Sicuramente i PFC te ne stanno parlando, loro sono a tua disposizione, però approfittane, perché quando sai diventa tutto molto più facile, e nel momento in cui dovrai scegliere anche chi ti dovrà seguire avrai delle armi in più per capire se la persona che ti sta seguendo è preparata oppure no. Io ne approfitto per leggere qualche domanda, se c'è, così posso rispondere direttamente a voi, e poi tra pochi minuti vi lascerò ad altri allenamenti, quelli veramente tosti, che ti permetteranno di bruciare calorie e di mantenerti in forma. Ti invito anche al mio allenamento sabato alle 17, PFC Training, perché faremo delle cose molto molto divertenti, e soprattutto perché dovremo festeggiare i 5 vincitori della Power Fit Challenge, della sfida. Quindi devi invitare 20 persone, mettimi i pollicioni e condividi la diretta e inizia a divertirti con noi. Allora, io leggo qualche domanda. Sei un ottimo comunicatore, hai creato un gruppo di istruttori molto professionali. Complimenti, questa non è una domanda, mi fa molto molto piacere. Grazie per aver messo a disposizione le vostre competenze. Grazie a voi per aver creduto in noi. Confermo, Luca è un grande formatore, generoso e preparato, offre competenze preziose di alto valore tecnico. Grazie. Io ero qui per rispondere alle domande, non per leggere questi messaggi. Anche se non tagli i miei amici, mi alleno quanto più possibile. Ho condiviso con i miei figli a Londra, anch'io vi seguo sempre. Grazie che ci segui da Londra. Io devo ringraziare voi perché abbiamo visto che siamo presenti ormai in tutti i paesi del mondo. Ci stanno seguendo dalle Canarie, dall'Australia, dall'Austria. Ci stanno seguendo dal Portogallo, ci stanno seguendo da Londra, da tutto il mondo. Ci stanno seguendo dal Canada. Veramente grazie, perché questo era un contributo che volevamo dare a tutta la nazione, a tutto il mondo, per far capire quanto sia importante e quanto basti poco per essere in salute. Quello che spendi a livello di fatica, a livello di forza di volontà per partire, ti ritorna con gli interessi dopo. Quindi continua su questo, perché è assolutamente un valore aggiunto per il tuo fisico. Claudia mi dice: la tua attenzione minuziosa e dettagli con il tuo linguaggio semplice ed efficace rende le indicazioni sempre molto chiare ed anche divertenti. Grazie Claudia, un abbraccio. Potresti spiegarci l'OPSOS in un'altra lezione? Sicuramente ne potremo parlare, diventa una lezione molto tecnica, non è probabilmente necessario entrare nel tecnicismo, ci sono una serie di esercizi che aiutano ad allungarlo, ed è un muscolo un po' subdolo, è posturale, parte dalla schiena, attraversa tutta la parte digerente, quindi i nostri organi interni, e si inserisce sul femore. Occorre allenarlo correttamente, occorre rinforzarlo, non temerlo soprattutto. Questo è molto molto importante. Anche in Thailandia e in Cambogia ci seguono. Grazie Luca, che bello che ci sono amici in Thailandia e in Cambogia. C'è una persona che dice: soffro di vertigini per la cervicale, c'è qualche esercizio che si potrebbe fare? Allora, gli esercizi che ti ho fatto vedere li puoi fare. Se soffri cervicale, questa è una bellissima domanda, devi fare attenzione, cioè tutti i movimenti li devi fare con più cautela per non andare, perché non sappiamo in questo caso cosa ci sia nella tua colonna cervicale, nelle vertebre. Potrebbe essere un'ernia, potrebbe essere qualcosa di più semplice, potrebbe essere solo un'infiammazione o solo un irrigidimento muscolare.
Fai gli esercizi di sblocco cervicale, farli con cautela, riscalda la muscolatura. Qualsiasi esercizio che ti dà fastidio, di qualsiasi tipo, lo devi immediatamente interrompere. Esercizi in spinta verso l'alto con dei pesi, devi farli con molta cautela. Gli esercizi per gli addominali sono utili per gli addominali, ma se non fatti correttamente con un professionista a fianco, invece che farti star meglio, non ti fanno né sentire gli addominali e ti irrigidiscono ancora di più la parte. Quindi è veramente un campanello d'allarme e facci attenzione. Se ci sono dolori di mal di schiena e di dolore alla spalla, adesso io qui non vorrei entrare nel medicina 33 perché non è quello. E ti ricordo personalmente che questo è un gruppo molto molto grande. E allora è un gruppo che si sta ponendo come obiettivo quello di aiutare tutti voi. Naturalmente siete in 30.000, quindi creare un aiuto singolo è impossibile. Nessuno di noi, io per primo, né personal fitness coach, vorranno fare questo, ma solo per salvaguardare la vostra salute. Saremmo dei poco professionisti se dessimo dei suggerimenti precisi solo avendo un piccolo messaggio. Allora, se ad esempio qualcuno scrive proponimi per favore degli esercizi per la cervicale, molto volentieri, ma se le domande diventano molto tecniche, noi assolutamente, senza conoscervi, senza parlarvi, senza vedervi, anche eventualmente via Skype, possiamo dare consigli o giudizi come programmare allenamenti specifici per ottenere determinati risultati. Spero che tutti voi capiate questo tipo di messaggio, proprio perché vogliamo lavorare sulla vostra salute, e se qualcuno vi dà consigli senza avervi visto, senza sapere chi siete, l'età, il sesso, eventuali patologie, non sta facendo un buon lavoro. Allora, se è un modo per stare assieme e per avere più consapevolezza, molto volentieri. Non si può fare altro, proprio perché andrebbe a minare la vostra salute. Io spero che questa diretta sia stata di aiuto e vi abbia dato la possibilità di conoscere alcuni argomenti, di approfondire qualche cosa della quale si parla, non si sa mai, e adesso abbiamo avuto veramente l'occasione di capire quali sono i campanelli d'allarme, come funzionano i muscoli posturali, i 5 esercizi da fare sempre durante la giornata, perché stiamo tutti seduti, e quanta attenzione dobbiamo dare, come dobbiamo ascoltare il nostro corpo. Vi auguro buona giornata, spero che ci lasciamo con un altro pollicione. Noi ci vediamo successivamente con tutte le dirette dei PFC, e per chi vorrà, sabato pomeriggio alle 17 con PFC Training. Buona giornata a tutti!